Nell'ottica della formazione dei tecnici, appunto, gli allenatori, i formatori della scuola calcio devono sviluppare essi stessi una capacità da psicologo e da sociologo per poter far sì che si evitino poi questi problemi. Sì, beh, è indispensabile, oltre che trasmettere chiaramente le nozioni tecniche, abbiano quella sensibilità di capire dove si trovano, con chi hanno a che fare, quello che è la recizione di quello che stanno proponendo. Oggi, soprattutto con i più piccoli, non si può semplicemente buttare un pallone o dettare un esercizio, bisogna che laddove non si hanno le possibilità, come ad esempio c'è la Grese che ha uno staff completissimo, cercare di adattarsi e fare più figure, perché è naturale che oggi non si può solo stare attenti allo stop piuttosto che al passaggio, ma inquadrare il ragazzo a 360 gradi. È stata più difficile la scalata con le unghie e con i denti al titolo mondiale o avere a che fare con un'orda di ragazzini indemoniati su un campo di calcio? No, beh, sono due cose chiaramente totalmente differenti. È stato bello far parte della nazionale, è altrettanto bello poter trasmettere quello che è stato la mia esperienza, quello che ho potuto apprendere e imparare da questo mondo, e trasmetterlo ai ragazzi è qualcosa di meraviglioso, perché ogni giorno ti regalano delle emozioni bellissime.